Serial Killer d'Italia, le storie più agghiaccianti. Stefano, sono finiti i serial killer italiani. Ma come sono finiti i serial killer? Sono finiti, non ci sono più. E mo? De che parliamo? Ma comunque, mamma mia, questo popolo è proprio... Siamo tutti, ci vogliamo bene, non ci ammazziamo più. Ma che vuol dire? Tutta colpa del sole, del mare. C'è un popolo troppo beato. Cioè, l'astio e l'odio servono, anche perché noi non abbiamo più argomenti. Quindi niente. Vabbè. Che cosa possiamo fare adesso? Vlog di cucina? No! No, vabbè ragazzi, ovviamente si scherza. I serial killer degni di nota italiani li abbiamo finiti. Gli altri ce ne sbattiamo, anche perché dopo un po' ci siamo anche stufati. Quindi si allarga il format. Serial killer d'Italia cambia tutto. Serial killer d'Italia Digi Evolve. Ah, non Digi Evolve. Al massimo si regredisce sempre peggio. Muoriamo, bruciamo e rinasceremo dalle ceneri. Vabbè. Più umidi di prima. No, Si cambia nome. Forse, come avete intuito dal titolo di questo mini episodio, diventeremo pupazzi da legare. Dice perché? Perché abbiamo deciso di mostrare le nostre facce. Finalmente, in quanti volevate vederci? Spero nessuno. No, più che altro forse avrete una strana sorpresa nel vederci in faccia. Però comunque sappiate che mostrandoci in faccia significa che faremo qualche video che condivideremo ovviamente sui social. Inizieremo ad infettare YouTube. E poi siamo anche il nome liberamente ispirato ad un film di animazione che... Non vi diremo qual è. Se no ci chiedono poi i diritti e non abbiamo una lira. E quindi non lo faremo. È ispirato, non è proprio... Immaginatelo e indovinatelo. E non ditelo però, zitti. Quindi si parlerà sempre di cronaca nera col nostro solito taglio, dove scherzeremo senza ritegno e rispetto per tutte le disgrazie altrui. Avevamo detto di diventare un po' più seri. No Mario, no. Anzi, si peggiora sempre di più. Voglio andare all'inferno, Mario. E porterò tutti i nostri ascoltatori con noi. Ok. E quindi ampliamo gli argomenti e pensavamo di dividerli in rubriche. È vero, divideremo in rubriche. È vero. Lo sapevo già io. Lo so. No, sì, divideremo in rubriche e non parleremo solamente di serial killer. Perché ci è stato detto, è bellissimo che voi parlate di serial killer nazionali, nostrani. Allora che facciamo? Li dividiamo. Parliamo di criminali nostrani, non serial killer. Ma non solo, anche criminali dall'estero, che ne so, complotti, malattie mentali, fatti di cronaca, oppure, che ne so, parleremo di vita, di introspezione dell'animo umano, cercheremo di raggiungere la luna e toccheremo le stelle e conquisteremo il mondo, anzi che dico il mondo, l'universo! Non conquisteremo il... No, non conquisteremo nulla. Continuate a farci sapere che cosa ne pensate, suggeriteci personaggi, se una rubrica vi fa cagare ditecelo, così noi parleremo solo di quella. Ma soprattutto con questo podcast vogliamo interagire al massimo con tutti quelli che ci ascoltano e dire una cosa fondamentale: il podcast è vostro, noi siamo solamente uno strumento digitale che ci aiuterà a delineare. Veniteci voi a registrare, ecco. Io vado al mare. Che vuol dire? No, vuol dire che se avete richieste, ma non solo di personaggi, anche di rubriche, fatele e noi vi accontenteremo. Tra l'altro abbiamo già la rubrica di taglio e cucito. No, no, abbiamo già due o tre richieste. Infatti abbiamo il format che già partirà con tre puntate pilota, che ci è stato chiesto tempo fa, che non erano serial killer italiani, che non però potevamo adesso si può. E quindi niente, questo venerdì vi lasceremo a bocca asciutta, non parleremo di nessuno. Questo episodio serve soltanto per prendere tempo per noi, perché stiamo finendo di preparare il sito internet e di strutturare un po' tutta la cosa. Però fra due venerdì si riparte a bomba con una nuova sigla, un nuovo podcast, un nuovo Mario che si chiamerà, che ne so, Tiziano. Non sarà più Mario. Vi chiediamo solo ancora un po' di pazienza, ma ci siamo, stiamo arrivando. Il lavoro è lungo, perché voglio dire, anche fare un sito internet, preoccuparci dei contenuti, perché poi una cosa che forse non abbiamo mai detto è che tutto quanto è autoprodotto, cioè in due facciamo tutto, vi rispondiamo ai messaggi, facciamo i contenuti sui social network, facciamo il podcast, facciamo il sito, cioè, è un lavoro. È vero. L'unica cosa è che non riceviamo più recensioni. Questo è un messaggio per il sociale. Stefano è un ragazzo di 30 anni senza lavoro e senza un tetto sulla testa. È stato visto aggirarsi nei dintorni di Pieve a Nievole, nell'inutile e disperato tentativo di chiedere recensioni ai passanti. Ad oggi risulta scomparso e l'unico modo per attirarlo qui in sede è ricompensarci con una bellissima recensione su iTunes. Bello o brutta che sia, non ci interessa, però lasciate una recensione, perché è l'unico modo che avete per ricompensarci di tutto il lavoro che noi facciamo.
O in alternativa, anche una cosa molto gradita sono le storie su Instagram, dove ci taggate e ci aiutate a diffondere il verbo fra i vostri amichetti follower. Comunque, fateci conoscere. No, fatevi conoscere. Fateci conoscere. Io non mi conosco. Fatevi conoscere e noi vi accontenteremo sempre con grasse risate. Come sono le grasse risate? Grasso catarro, grasso, non è la grassa risata. Comunque, detto tutto questo, passiamo all'ultimo step della puntata, perché poi, voglio dire, il taglio è sempre lo stesso, ovvero il ringraziamento a Arcade Studio Podcast, che ha pubblicato una storia su Instagram nominandoci tra i podcast che loro preferiscono ascoltare. Io ho ascoltato anche il loro podcast e devo dire è molto interessante. Loro lo fanno sia in inglese che in italiano, parlano di design. Sembra una roba tipo Io ascolto solo podcast in russo. Tu conosci il russo? No, ma ricordo quello è bello. Ok, tu li ascolti in russo, non te ne frega. Insomma, grazie Andy e René, gli autori di Arcade Studio Podcast. E questo episodio ponte finisce qui. Continuateci a seguire sui social, Instagram, Facebook, dove vi pare. E ci rivediamo alla prossima. Arrivederci!